Peraltro sono stati bravissimi, da quello che so, perché sono stati se stessi, molto spontanei. Poi li vedremo. È stato quasi più difficile fare il film che tutta la sfida che avete affrontato per lui. No, scherzo, però. Diciamo che il grande schermo ha un certo fascino e nello stesso tempo lo si teme. In effetti quello che ha detto Angelo è veramente la sintesi di quello che abbiamo vissuto, di quello che stiamo vivendo ancora quotidianamente, perché giustamente non siamo arrivati ma stiamo partendo forse adesso, perché diciamo che l'anno passato o comunque il primo anno e mezzo non ci siamo forse neanche accorti di quello che portavamo avanti giornalmente, quotidianamente, col nostro lavoro, mettendoci tutta l'energia possibile, tutto l'anima, il cuore e volendo veramente raggiungere e portare avanti l'obiettivo. E forse ce ne stiamo rendendo un pochino conto adesso, anche perché grazie anche a questa risonanza, chiamiamola mediatica, e noi veramente dall'anno scorso, grazie a Caterina, che voglio nuovamente ringraziare, lei veramente ci ha dato questa visibilità e ha portato insieme poi a Walter con questo film, ha dato risalto a insomma, questi atti di coraggio che devono essere da monito, devono essere sicuramente da esempio per chi è nella stessa difficoltà e si trova nella stessa nostra condizione. Non tutti poi possono concordare con queste cose, possono essere comunque tra virgolette felici per un'azienda che comunque chiude e un'altra che se ne apre, magari con colleghi che purtroppo non sono più con noi, però sono condizioni che necessarie a far sì che comunque si sviluppi il lavoro. Poi giustamente, se il lavoro si sviluppa, se le cose vanno bene, nulla vieta di crescere ulteriormente, esattamente, quindi di poter fare tante cose ancora più belle di quelle che stiamo facendo.